Questa vigna è nata negli anni 60-65 per opera di mio padre, coltivatore fin da bambino. È una vigna che prima purtroppo c'erano le viti a prode, chiamate nella zona. Erano noiose perché una e poi c'era molto spazio. Allora si è fatto una bonifica del terreno, si è riunito tutte le viti assieme e si è fatto questa vigna nuova. Ora comincia ad avere la sua età purtroppo. E la produzione è buona perché la vite vecchia il vino lo fa meglio, però comincia a essere un po' scadente, anche perché mio padre, avendo 101 anni e 3 mesi, e forse ora noi giovani abbiamo avuto tutti altri lavori. Io per esempio ora lo sto facendo per hobby, non è che sia un coltivatore nato. La passione di essere vissuto qui in campagna e il vino purtroppo piace e quello fatto da noi è già qualcosa. Danno la via meravigliati boschi, non usi a contemplare tanta bellezza. L'ora natia di quei roveti foschi, di scherzarle fra il crin prende vaghezza. Ma il venticel che viene dal mar dei toschi piange mentre passando la carezza, quasi fosse il sospir della natura, antiveggente la di lei sciagura. Mio padre questa vigna l'ha fatta che aveva già un'età, fatta nel 56, sicché aveva già 48 anni, no, correggo, 66, aveva 58 anni. E lui ci ha dato proprio tutto a questa vigna. La mattina si è sempre alzata alle 5 e è venuto nella vigna. E lui e mia madre hanno fatto tutto da sé. Cioni Novello è nato il 27/3/1908. A Fucecchio, qui lui è nato in questa zona e ha sempre vissuto in questa zona. Ha sempre fatto il contadino fin da pochi anni, però è stato a scuola e era anche molto bravo. Si alzava la mattina presto, vigna, orto, a quei giorni si teneva le mucche, si teneva i vitelli da grasso, si dava il latte alla gente che venivano qui a prenderlo perché non c'erano le latterie, sicché era tutta roba che si faceva e si dava dal produttore al consumatore. Ma la botte ci si questa vigna io riordasselo perché è stata fatta Madonna buona 10 anni è morto il mio marito di più sì sarà 30 anni Madonna sarà anche di più fra piantarle e tutto si sarà anche di più troppo sarà 50 anni Madonna porca mia nonna l'ho vangata zappata lasciata dove ne ho fatto tante cose si ramava si spampanava nel si lavava le ferminelle che l'uva fosse un po' scoperta, facendo il lavoro io. Porca mia nonna, io devo comprare anche un tino là che non sapevo dove buttarla. Che mi ricordo, poverino, che ho lavorato tanto. Che ho lavorato tanto, qui nelle vigne, poi sapeva campi, là. Bah.
La vendemmia noi si faceva, si aveva il trattore con le piconce, e si buttavano le piconce e poi si buttavano il tino a casa, bianco e rosso. Si faceva anche il vinsanto, ma io non ho fatto più, non lo so. Il vinsanto si faceva, si serbava l'erba, si serbava l'uva sulle stoie, no? E si faceva a Natale. Nel 66, 67, la coltivava il mio babbo e la mia mamma. Facevano il vino, anche il vinsanto, che gli veniva buono il mio babbo, sì. Buono i vecchi sapevano, avevano l'esperienza. Hanno sempre fatto contadini, sicché l'esperienza al suo forte. Sono sempre date da fare alle viche. La zappettavano proprio come a tempi di prima, come avevano sempre fatto. Poi quando arriva la vecchiaia, purtroppo uno se ne si arrenda. Nella mia vigna c'è dell'uva da tavola, che è bianca di due modi, una più tonda e una più ovale. Poi c'era dell'uva nera sempre da tavola, che le chiamavano l'uva galletta. È un'uva antica e a me piaceva tanto. Oh!